Latte! Latte! Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo qui su The Walking Dead, un gioco fantastico ragazzi. Nell'episodio scorso, come vi potete ricordare, abbiamo completato il capitolo 1, ovvero episodio 1, un nuovo giorno. Episodio 1, The New Day, you knew... Va bene, basta fare l'inglese solo, che tanto si sa che non so. Dobbiamo cominciare il secondo capitolo, in cerca di aiuto. Non vi faccio un remake perché tanto ragazzi lo farà il capitolo. Che cosa è successo nel capitolo 1? Scopriamolo insieme. Oh, gioca Amoni, dai, spiega. Dai, non fare finta di caricare, dai. Secondo me tipo ci vorrebbe come ricordo. Carly non sapeva mettere le batterie negli episodi precedenti. Fantastico. Oh, I got another good one for you. Perfetto. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug. You got it, boss. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is a bitch. Sick of a bitch. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Oh my god. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... You watch your tu guardati bene il tuo, eh. Ah, se te lo devi guardare bene. Ti metti là, ci fai una foto, te la metti in cornice e te lo guardi. Questa serie si è adatta alle scelte che fai. La trama è plasmata dal tuo modo di giocare. Perfetto. Siamo plasmati dal mio modo di giocare. Telltale Game presenta Telltale Games in associazione con Skybound. E tutti sappiamo cos'è Skybound. Chi è che non sa cos'è Skybound? 3 mesi dopo. Colpisci zombie. Oh, fantastico. Sta mangiando, ma dai, non puoi dargli fastidio mentre mangia, ma dai. Vabbè, dai, ammazziamolo. Perfetto. Ovviamente noi rompiamo le palle alle persone che mangiano. Cioè, le persone. Dice, chiamiamo le persone, ma non sono... Oh, ciao! What they get this time? Looks like a rabbit. Just keep it. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Jim, intanto non so chi sei. Open the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Rabbit's hardly a meal, Mark, but I'd take it. We're all hungry. No kidding. Ma va? Abbiamo tutti When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Just cut us some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. Dovrei chiederlo a Lily. Ce la caveremo. Maybe. You know, some people aren't too happy about the way Lily's handling rations. Lily knows it's important to keep the adults fed and functioning. Sometimes that means someone's gotta miss a meal. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah. Dai, Kenny! Trova del cibo! Lily fighting all the time. Things are getting pretty tense back at the motor inn. La situazione si fa molto tesa. Taking off if he can get that RV running. Cosa fa fare usare il Viagra? Allora, Kenny non ci abbandonerà. Sta meglio senza... Kenny non ci abbandonerà! He's a good man. Grande Kenny! I guess we'll see. Can't blame him, though. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal, anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. Oddio. Mi ritiene pericoloso. Sta solo badando, mi ritiene pericoloso. He thinks I'm a danger to the group, and Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health,
I wouldn't be surprised if she's been skimming rations for him. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Mi ricordo! Cioè, almeno tu dovresti ricordarti meglio. Certo, essendo nero non si vede il livido. Ok, questa era cattiva. Cosa brutta. Non rischiare tutto quello rumore. Spara! Take the shot. We need anything we can get at this point. Però lo devi colpire. Ti giuro, se non lo prendi. È un testa di cazzo! Is that Kenny? I don't know. Come on. Muovi quel culo! Mamma mia, comunque dai, seriamente, dai, un colpo. Dai, chi sta morendo? Chi sta morendo? Ah! 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 Nella chat spunta arg arg brg. Jesus Christ. No, no, please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off. Get it off, goddammit. Get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Non vi faremo del male. It's okay. We're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go. We're not a threat to you. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We've gotta help. Please. Ben, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. È stato morso. Ci proveremo, dai. Oh, God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Hurry, please, hurry! Ma dai, già ci sono gli zombie! Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Ah, fantastico. Oh no. Oh no. E lo sapevo! Minami lo zombie! Walkers! It's now or never, Lee. Erranti! Si chiamano zombie! Get out of this! Mark, get the boys back! Kenny, keep those walkers off of me! There's gotta be something. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. That blood and screaming, we're gonna be surrounded any minute. Please, get me out of this. Oh man, oh man. Prova a tagliare la catena. This is so bad. Tagliamo la catena. Let's go. Oh God. Taglia. Non si taglia. Please hurry. Non si taglia. Come on. There has to be a way out like this. The Air Force base to lift ordnance. You're not cutting through that. Che cazzo hai detto? Oh, God, it has to be now. Mi dispiace, la gamba, addio alla gamba. Oh, God. Damn it, Lee, just cut off my fucking leg. Try the trap. No time for that. Anything, I'm sorry, please. But we have to go now. Gamba, gamba, addio alla gamba. Addio, addio, ciao, gambina. Aiuto! Lee, questa cosa deve fare davvero male. Fuck, I'm just wasting ammo now. We gotta go. Dai, va bene, andiamo. Oh God, there's so many of them. L'ultimo colpo, non sentirei nulla, promesso. L'ultimo, troppo vicino. Dove devo cliccare? Dove devo? Salame per tutti. Che schifo. Shit, is he? He passed out. È svenuto. Ma tipo sta per crepare di sanguato, no, eh? Ma tipo se ce ne andiamo ci sono gli zombie. Che schifo. Behind you. Travis! Come on, we gotta move. Guardalo. Corri, cretino! Madò! Io lo sapevo. Ma sei stupido! The Walking Dead. Ma comunque sei stupido! Ma sei stupido forte! Cioè,
Senza parole, davvero senza parole, senza parole. Davvero senza parole. Episodio 2. In cerca di aiuto. In cerca di aiuto, che in inglese si dice in cerca di help. Ok, va bene. Sto zitto, va bene. Nel mentre Clementine gioca a calcio con dei barili. Perfetto, nel mentre Papera disegna su delle assi di legno. E nel mentre la nostra Lily si, come dire, si finge una bagnina senza piscina. O addirittura un'arbitra di tennis. Brava, Lily, sì! Il mio cane si chiamava così. Ah. Chissà se abbaia. Guarda, guarda, guarda. Ora esco io. Cioè, per io esco lì. Cioè, lì esce lì. Cioè, lì esce da lì. Perché si chiama lì? Vabbè, comunque. Clementine. Ecco. Capisco tutto con un film. Mamma mia, che faccia antipatica. Lily e Kenny, sono io. Almeno penso. Tipo, esce uno zombie di quelli. Get the gates open. We've got wounded. Shit. What the hell are they doing? Come on, come on. Oh my god. What happened? We're so what's going on? I don't have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Ken. Lee. I don't know. Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Stava crepando. Calm down for a fucking hey, minute? What's no, your mouth? I don't. I want to know why you thought bringing more mouths ho voluto to feed l'altro was a good l'abbiamo idea. Lasciato lì. We left the other one behind. Other one? Jesus, Lee. What if there are more of them? What if they followed you here? There wasn't anybody else, just us! How do you know he's not lying? Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No. Fine, you guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Fantastico, davvero. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey. I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, non importa chi comanda. I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Ecco, muovi il culo e vattene via. You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Oh, fantastico. Oh, hai solo 4 porzioni di cibo per 10 persone affamate. Fantastico. Davvero? Certo. Quattro porzioni di cibo per 10 persone affamate. Ottimo. Che brutta cosa. Allora aspetta, vediamo. No, Katia per me può morire di fame. Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Ma certo, di sure. Che bisogno? What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. Dai, dai, non ti preoccupare. Cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. È quello che voleva tuo marito. Ho fatto I la cosa right giusta. Thing.
The right thing is just scary sometimes, I guess. Beh, questo è vero. E la catena non well, si tagliava. You've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Ma è tipo morto perché non respira. Beh, è tipo morto, no, perché non respira. Oh, vabbè, no, si muove. O lo stai muovendo tu? Non capisco! Che cazzo c'è qua? Avevo visto un pallino. Va bene, perfetto. Allora, ma qui è il motel dove è morta la tizia, dove si è sparata. Fantastico, ok, Peppo capisce, Peppo apprende in un modo. Guarda pallone da calcio. Guardalo. Guardalo! Stupido lì. At least the kids have something to keep them occupied. Eh sì, almeno qualcosa. Poveretti, non fanno nulla. Guarda il recinto, guardiamo il recinto, vediamo. Will you hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Questa mi è piaciuta. Mi sento debole. Oh, vuoi fatta l'elemosina? Ho 60 centesimi in tasca. Questa mi è piaciuta. Bravo, vecchio! Questa mi è piaciuta. It keeps the walkers out. Tiene fuori Carly e ha preso la maggior parte dei turni di guardia. Brava, Carly! Ho fatto bene a scegliere la patata, allora. Parliamo col vecchio. Cibo? Dai da mangiare. Lily e Kenny devono andare d'accordo. Lily vuole liberarsi della gente nuova. Che ti devo dire? Non so che dirti. Lily vuole liberarsi della gente nuova. Damn right, there's too many people hanging around here as it is. Lily e Kenny devono andare. You've got to talk to Lily about getting along with Kenny. Lily can make her own friends. It's not about making friends. We're all in this together. We gotta start acting like it. Stuff all that. We'd be fine without you. Non te lo do il cibo! Puoi morire di fame! Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. Do you mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. No. Chi la do la... Chi è Mark? Chi è Larry? Non mi ricordo i nomi! Oh! Chi è Mark? Chi è Larry? Non mi ricordo. Mark? Here, Mark, this should help. Thanks. Ah, ok, perfetto. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Come on, Larry, give it a rest. I'm sure Lee is getting pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Is that what you told him? Non intendevo questo. Sì, esatto. Yeah, that's right. And what are you gonna do about it? Look, I don't care what it is, but you two have got to start trying to get along. The only thing I have to do is protect my daughter. And right now that means getting this damn wall fixed. So I would appreciate it if you two would shut up and let me get back to work. È tipo un colpo, una testata, una craniata, una ginocchia. Perché usi lascia così? Sei stupido. Vabbè, comunque, andiamo. Allora, dove sta Clementine? Ah, eccola qua. Come! How you doing, Clementine? Okay. Perfetto. I don't know. Can you help me find it? Perfetto, ha perso il cappellino. Non ho tempo, ti serve davvero? Ma certo che ti aiuto, Clem. When certo. Did you lose it? I had it a couple days ago. Ah, fantastico. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, ma di niente, Clementine. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Con papera, papera, papera. Allora, diamo del mangiare a Clementine. Tieni, Clementine. Devi mangiare. Tieni, Clementine. Mangia tutto. Here, Clem. You need something to eat. Allora, pezzo di carne secca, cracker e formaggio. Okay, a sundae would be better next time. I'll keep that in mind. If you have any more food, Duck is hungry too. Yeah, why don't we gonna get some food? Va bene, tieni Duck! Tieni qua! Hey Duck, how about a little food? Che faccia! Vuoi da mangiare? Tieni cracker e formaggio, dai! Yeah! Man, I'm so hungry! Oddio, che faccia! Era così. Duck, hai fame? Fantastico! Oh, Carly! Carly mi sta simpatico. No, tu puoi morire di fame.
Cioè, proprio detto da amico. Kenny! Kenny, amico! Amico! Kenny! Parliamo con Kenny. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. Look, non puoi lasciarmi. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. You and Clem are welcome to come with us. La Costa è un'idea intelligente. Oddio. Ma c'è Carly. Carly mi sta simpatica. Più che altro la patata. Che devo fare? Non lo so! Dovresti restare qui. Dovresti restare qui. We have a better chance of surviving as a group. Ecco, bravo, our diglielo. Best chance of surviving is to get away from the mainland. My mind is made up. Dai, Kenny, non fare così, Kenny! E perché stai coccolando un tubo? Want something to eat? Cosa vuoi? Dai, Kenny, mi sei simpatico, mangiati here, la Kenny, carne! Take this. How about my boy? He eat yet? Yeah, ti ha mangiato? Sure, then hand it over. I'm starved. Thanks. Perfetto, mi rimane l'ultimo pezzo da mangiare. Perfetto. Mm-hmm. Ti rimane mezza mela. Qualcun altro. Some of these people have gone longer than me without food. They're the ones that need it. Bravo ragazzo, tu sì che sei davvero buono. Allora, la mezza mela a chi la do? How's it going, Lee? From up here it looks like you're playing favorites. Vaffanculo. Parliamo un attimo con lei. Parliamo di te, Kenny. Talk about you and Kenny. What about us? They're arguing. It's getting pretty out of hand. You know people notice that. Ecco, bravo, diglielo lì! I'm working my ass off to make sure we have a good setup here, and Kenny just doesn't appreciate that. All we need is food. But there is no food. You know that better than anyone. Well, we'll just have to find some. Abbiamo bisogno di andarcene keep da qui. Fine. Fine. Fine vuol dire va bene, non lo sapevo. Vabbè, dai, diamo da mangiare a Carly. Carly, lo want faccio solo per la tua patata. Tieni mezza mela. Apple, Carly. God, I used to eat an apple every morning with some granola and 6 almonds, and that wasn't enough even then. But you know what? Yes. Perfetto. Fantastico. Te! Incredibile. Not such an easy job, is it? Eh no, per niente, cioè... I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Hey, thanks for looking out for me and my family. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. Vabbè, questo you're lo so. Out! What happened to my food? No! There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Mi odia. Ah, il vecchio mi odia! Fanculo! Lee, come here, please. Oh, perfetto, è morto? He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. Si sta trasformando? Si sta trasformando? Lascialo andare, ma che gli prende? Anch'io sono stanco di questa merda. You don't think I am? I don't know. Maybe it's for the best. We're already struggling to feed our own kids. Nel frattempo quel tizio è morto. I tried, but he was never going to survive. Va bene, ok. Quel tizio è morto. What about the other kid? Quel tizio è morto! Ah, fantastico, 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 fantastico! Oh! Ah, levati! Che brutto! Sbattilo! Aspetta, come? Dove? Non capisco! Sono morto? Oh, sono morto! Vabbè, la risalviamo di nuovo! Levati dalle palle! Brutto finocchio! Che? Oh!
Levati dalle palle! Levati! Sbatti! Come si fa? Ah, di qua! Così, perfetto! Col mouse! Sì! Levati dalle palle! Sì! Sì, a destra e a sinistra! Mamma mia, è una mina di merda! Oh! Oh! Levati dalle palle! Dagli un calcio! Dagli una pedata! No, 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 no! Non mi mangiare il piede, sai! Non mi mangiare il piede! Brutto finocchio! Guardalo che stupido! È caduto, è caduto, è caduto. Oh, cavagli gli occhi, cavagli gli occhi, cavagli gli occhi. No, 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 no. Perché sprecare un colpo, una sciata? You okay? Sì, sto bene. Thanks. Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed. Ora gli viene un colpo. Ora gli viene un... Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word! But he wasn't bitten, I swear! Well, your not bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. Oh, fantastico! Non è. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. Mm. Siamo tutti infetti. We're all infected? Everyone? I guess so. I don't know. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning and... God... Ok, non è per niente una bella cosa. Oh, Carly! Whoa, lady, relax. Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out. I said back off, Carly. Non vogliamo guai. Non vogliamo don't guai. Don't want any trouble. Of course, neither do we. I'm Andy St. John. This here's my brother Dan. We're perfetto, andatevene a fanculo. Looks like you folks got the motel locked down, which is fine, but if you could spare any gas, well, we'd be much obliged. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, what do y'all think? Niente accordi. Ok, andiamo alla fattoria. Loro teoricamente hanno il cibo. Oddio. Che devo fare? Che devo fare? Non lo so! Che devo fare? Oddio. Allora, la cosa mi puzza, però ok, andiamo alla fattoria, niente accordi, noi restiamo qui. Ok, andiamo alla fattoria, niente accordi, noi restiamo qui. Ok, andiamo alla fattoria. Niente accordi, noi restiamo qui. Oh! Perché? Perché? Queste domande vitali, perché le dovete fare a me? Lily, scegli tu! Eppure io poi chiedo al cane, a Lily. Lily! A Carly! Carly! Kenny! Aiutatemi! Ma poi perché li guardi con quest'aria? Va bene, comunque ragazzi, facciamo così. Ditemelo voi nei commenti se volete che rimaniamo qui al motel oppure se dobbiamo andare alla fattoria. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto al video. Che altro dirvi ragazzi? Spero che tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che la serie vi piaccia. Ma penso di sì, perché ragazzi, cioè, nei commenti tipo gente: oh, fai The Walking Dead, The Walking Dead. Perciò ragazzi, sì, lo finiremo presto, perché è bellissimo sto gioco, è bellissimo. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa volete che scelga. Vi voglio bene, ad un prossimo video. Che altro dirvi? Nient'altro che dirvi. Pollice in su, condividete, preferiti, caccapubul. E ciao ciao! Facciamo un'altra nonna. Adesso facciamo un biscotto e mezzo. Sì, un'altra nonna. Sì, nonne, all'attacco. Perfetto, andiamo all'attacco. Oh, pronto. Comunque questo gioco appunto ragazzi consiste